La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. C'è anche la bomba di Parigi, tra gli 80.600 botti legali e artifici pirotecnici per un peso complessivo di circa 6,5 tonnellate sequestrati dalla Guardia di Finanza nel Casertano. Il micidiale Ordigno, con il nome ispirato agli attacchi terroristici, conteneva circa 10 kg di polvere da sparo e una miccia programmata per far esplodere 100 differenti colpi. È stata trovata in un negozio di articoli per la casa gestito da cittadini di nazionalità cinese. Le fiamme gialle delle compagnie di Caserta e Capo hanno sequestrato oltre 6 tonnellate di artifici e botti illegali, nonché oltre 300 kg di polvere da sparo per un valore totale di circa 400.000 euro. Una vera e propria Santa Barbara se si considera che i botti sono stati trovati per lo più all'interno di polveriere abusive o abitazioni e che in caso di innesco accidentale avrebbero potuto provocare notevoli danni a persone ed edifici. Gran parte dei botti è stata sequestrata in una fabbrica di Villa Literno, interamente sottoposta a sequestro. Le fiamme gialle hanno inoltre trovato a Mignano Montelungo un'auto ripiena di 296 manufatti esplosivi e bombe artigianali. In tutto sono state denunciate 34 persone. Anche Caserta dice no ai fuochi pirotecnici in vista dei festeggiamenti del 31 dicembre. A darne conferma l'ordinanza firmata dal commissario Maria Grazia Nicolò, che vieta l'utilizzo e quindi l'esplosione di petardi e fuochi d'artificio sia nelle aree pubbliche che in quelle private, laddove gli effetti si ripercuoterebbero su quelle comunali. Il divieto riguarda anche gli esercenti che, visto il caos provocato nel centro cittadino alla vigilia di Natale, non potranno servire bibite e bevande in lattine di alluminio di vetro, ma li obbliga ad utilizzare solo bicchieri di carta. Tutto ciò a partire da stasera e fino alle 7 di domattina. Multe salate per i trasgressori, le ammende vanno da 100 a 500 euro. Chi e come vigilerà sul rispetto dell'ordinanza, soprattutto relativamente all'esplosione di petardi, che siano essi legali o no, non è dato sapere. Analoga ordinanza anche a Casapulla, dove il sindaco Michele Sarogni ha vietato i fuochi d'artificio per garantire la sicurezza ai cittadini e prevenire pericoli, senza dimenticare gli amici a quattro zampe. Il tradizionale scambio di auguri per il nuovo anno, ma non solo. Giampiero e Mimì Zinzi hanno riunito ieri sera in un hotel del centro di Caserta i loro amici sparsi sul territorio provinciale per quello che ha avuto tutta l'aria del lancio di un progetto politico ed elettorale che ha come obiettivo il turno amministrativo della prossima primavera, quando torneranno alle urne gli elettori, in particolare del capoluogo di Marcianise e di Aversa, un triangolo al quale i due Zinzi sono particolarmente interessati. È stato il giovane consigliere regionale a spiegare che l'obiettivo è quello di vincere le prossime elezioni, anche se non ha detto una parola sul soggetto politico che si propone di scendere in campo e con quali alleanze. Basti dire che in tutto il suo intervento di saluto, Forza Italia, il partito di cui fa formalmente ancora parte, non è stato mai citato e tutto lascia supporre infatti che sia in gestazione un progetto capace di andare oltre gli schieramenti tradizionali di centrodestra e centrosinistra, in grado cioè di guardare al di là delle attuali formule. Beh, intanto questo è un momento di auguri tra amici appassionati di politica. E nell'essere appassionati di politica abbiamo condiviso delle riflessioni. È chiaro, abbiamo la necessità di mettere insieme buona politica e quelle energie che in politica non hanno mai deciso di profondere un impegno. Noi proveremo a fare questo. Qual è la collocazione politica? Io sono un consigliere regionale di Forza Italia, di centrodestra, ma le città hanno bisogno di essere amministrate dalla migliore politica e non da soggetti che abbiano semplicemente alle proprie spalle una bandiera. Del resto, a giudicare dai nomi e dai volti che ieri sera hanno risposto all'invito dell'ex presidente della provincia e del suo erede in politica, si può dire senz'altro che l'area moderata dell'elettorato casertano si sta coagulando proprio intorno a loro due, forse gli unici ancora capaci di mettere in campo una macchina elettorale pronta e rodata da tante battaglie quasi tutte vinte. Beh, gli amici sono comuni, sono tanti. E provengono da tanti comuni. Le elezioni regionali ti consentono di conoscere i territori, di viverli e di condividere con ciascuna persona un momento che poi resta,
per cui questa sera noi abbiamo rivisto e ritrovato tutto questo e naturalmente saremo presenti in tutte le campagne elettorali amministrative di questa provincia come è sempre stato. Ospite della nuova puntata di Focus in onda domani, 1 gennaio alle 21, su Teleprima il questore Francesco Messina. L'intervista approfondita curata dalla nostra giornalista Maria Rosaria Iodice, si approfondiranno i temi di maggiore attualità come l'operazione della DDA contro il clan dei Casalesi e il sequestro del centro commerciale Jumbo, la fuga di notizie e di indagati, i reati più diffusi come estorsione, furti e rapine, il controllo della movida e i nuovi test antidroga e antialcol sperimentati a Caserta. Ma non solo, si parlerà anche della Reggia e di Viale Carlo III, immigrazione clandestina e prostituzione. Della puntata in replica domenica alle 15 vediamo di seguito un'anticipazione. È stato un anno molto intenso sotto ogni profilo perché c'è stato bisogno di, come dire, prendere il passo giusto per una realtà complessa come questa e alla fine, insomma, anche se i bilanci certe volte uno non bisognerebbe, sarebbe opportuno non farne mai bilanci, perché in realtà nella vita quando uno fa il bilancio si accorge che il passivo è sempre maggiore, ma al di là di questo devo dire quest'anno è stato un anno molto significativo. Sì, molto significativo. No, parlavo in generale dell'idea del bilancio. Posso dire che una prima valutazione su quest'anno che io ho trascorso qui a fare il questore in questa città è senz'altro positiva. Appuntamento con oltre 500 lettori per la maratona dantesca di Caserta, 1 a 2 giorni non stop della lettura della Divina Commedia che chiude le celebrazioni nazionali per il 750esimo di Dante Alighieri, prevista nei giorni 9 e 10 gennaio. Si parte il 9 presso l'Aulario della Sun di Santa Maria Capovetere, si prosegue alle 20 alla Reggia di Caserta per poi concludere alla Cappella Palatina dalle 9 del 10 gennaio fino a pomeriggio inoltrato. Diversi gli eventi di spettacolo che si succederanno nel corso della maratona, tra cui un'esibizione dei Bottari di Macerata Campania e il canto alla Madonna sui versi di Dante, accompagnato da tamborra dell'artista Luca Rossi. A Limatola trovi Eurogronde e la tua gronda è servita. Eurogronde, telefono 08 23 48 11 16 e ti risponde l'ingegner Pietro Di Lorenzo. Pronto, chi parla? Da sempre con Eurogronde. È stato Daniele Cinciarini, guardia della Pasta Reggia Caserta, l'ospite della 12ª puntata di Garbage Time, la trasmissione ufficiale della Juve, in onda ogni mercoledì in diretta dagli studi di Teleprima. Con il giornalista Salvatore Cavallo si è parlato delle recenti vittorie contro Avellino e Brindisi e della possibilità di raggiungere le Final Eight di Coppa Italia. Daniele, ci credete nelle Final Eight? Nel frattempo vediamo una schermata che ci manda la regia. Noi sappiamo che non solo la nostra vittoria ci può permettere il passaggio alle Final Eight eventualmente, ma ci sono anche degli incastri che devono avvenire. Però vincendo, ecco, come vedi, poi è una bella situazione, perché sì, la parità quasi con tutte, tranne nell'ultimo caso, cioè parità con Brindisi, Cantù e Avellino, ci consente di andare. La cosa fondamentale è che bisogna vincere. Certo, poi dopo il primo passaggio è quello. Bisogna sperare anche negli incroci, ecco, però passa tutto per la nostra vittoria, dunque è un'opportunità che vogliamo, ecco, sfruttare, quindi domenica ovviamente come tutte le partite si va per vincere, ma qui abbiamo uno stimolo in più. Avete intenzione di muovermi sul mercato adesso nella pausa del campionato alla fine del girone di andata? Che cosa si può fare? Ma sicuramente bisognerà fare qualcosa almeno per, diciamo, per sostenere l'assenza di Amoruso, quindi almeno per le rotazioni nel lunedì. Abbiamo un nome noi, è quello di Nica Metrevelli, corrisponde alle vostre richieste, diciamo così. No, è inutile che ci avventuriamo sui nomi, ecco. Faremo mercato più o meno a cavallo della pausa, quindi. Vi piace comunque, visto che sta circolando, insomma? Ma è sicuramente un giocatore che, diciamo, può interessare, però in questo momento è anche sotto controllo. Senza il cambio di formula, mantenendo il 5 più 5, se si volesse rafforzare la squadra, come ha detto più volte il presidente Iavazzi, inserendo una guardia, ovviamente bisognerebbe tagliare qualcuno. Ma perché questa è sicuramente una valutazione, ecco, rientra in una valutazione 360 gradi che va fatta, ecco. Quindi è normale che se la formula rimane la stessa e si voglia rinforzare il roster, bisogna andare ovviamente a intervenire. Quindi va valutata con molta attenzione questa ipotesi. Se è vero che cercate in questo senso una guardia, è una buona notizia, no, che Mike Downs stia giocando in questo modo anche proprio a fianco al playmaker.
Ma sicuramente, lui sicuramente ha sofferto la prima parte di campionato con l'assenza di Siva, ma poi diciamo che ha trovato anche una sua continuità di prestazione. Questo non potete darci ovviamente fiducia su quelle che erano state le nostre scelte iniziali. Chiudiamo rapidamente il bilancio positivo, visto che oramai siamo quasi alla fine del girone d'andata, questa prima metà fra le varie difficoltà che ha avuto la Juve per Ma lei. cioè, alla fine diciamo che tra le varie difficoltà che abbiamo avuto siamo onestamente abbiamo avuto in classifica che ci aspettavamo da questa prima fase, che speravamo di avere in questa prima fase di campionato. Quindi, viste tutte le difficoltà che abbiamo avuto, ci riteniamo più soddisfatti. Siamo con Francesco Gionti, responsabile del centro mini basket della Juve Caserta. Aiutaci a conoscere come è strutturato, chi ne fa parte. Il centro mini basket conta ad oggi circa 160 bambini iscritti. Lo staff è composto da 8 istruttori, compreso me che sono responsabile, e uno storico dirigente, il maresciallo Attanasio, che è conosciuto nel mondo della pallacanestro per la grande presenza in questi anni che ha dedicato ai giovani. Come ti dicevo, abbiamo 8 istruttori che dedicano grande passione, gioia e divertimento ai bambini, e nel corso di questi anni stiamo riuscendo ad ottenere grandi, grandi, grandi risultati per far sì che loro si possano addentrare ed accattivare la palla da basket, quindi cercando di poi calcare i campi di gioco nei prossimi anni. Stanno arrivando anche, per far sì, per la gioia dei più piccolini, anche risultati, come non ultimo quello che hanno ottenuto ieri gli Aquilotti, l'anno 2005, hanno vinto un torneo di fermo di Natale, dove hanno offerto anche delle belle prestazioni, si sono divertiti, ma la cosa più importante è che magari torneranno a casa con un bellissimo ricordo che non dimenticheranno mai, quello di aver vinto un torneo, che è una cosa bellissima. Posso capire quello che poi proveranno nel prossimo futuro. Al di là dell'aspetto economico, organizzativo, immaginiamo che tutta l'attività sia incentrata sul dialogo fra gli istruttori e i bambini. Parlate con loro, gli spiegate che anni fa successe che dei ragazzini casertani poi siano divenuti dei campioni. Certo, guarda, noi poniamo sempre come esempio quelle che sono state per noi le nostre avventure, perché come puoi immaginare, quasi tutti quelli che optano per questa grande passione di stare in campo insieme ai bambini hanno già calcato campi di basket. E poniamo grandi esempi, come possono essere i casertani importanti, quali Gentile o i vari Esposito, che hanno dato comunque un'impronta a questa città giocando a pallacanestro. Quindi diciamo che loro devono avere un'idea ben chiara di quello che potrebbe essere, oltre al divertimento, oltre alla gioia, ma comunque anche quel piccolo sogno che non deve mai mancare fra i bambini. Appunto, sono bambini e devono continuare sempre a sognare, e sognare anche un domani di poter giocare in un grande palazzo come la Reggia del Basket, no? Oltre ad andare a guardare la Juve Caserta al Palamaggiore e a divertirsi, quali sono i prossimi appuntamenti di questi campioncini? Abbiamo a divenire un prossimo appuntamento al torneo della Befana a Casapulla, dove saranno impegnati sempre l'annata 2005, e abbiamo il torneo di Ostuni con un grande ex che l'ha organizzato, quale Damiano Faggiano, e ci ha invitato lì dal 2 al 4 con l'annata 2004, e quindi stiamo anche ultimando i preparativi per questa partenza. I bambini sono sempre contenti di fare questi tornei perché, oltre a giocare, fanno nuove conoscenze, amicizie che poi non dimenticheranno, si porteranno indietro per tutta la vita, me compreso, quando facevo i tornei ho amici ancora sparsi per tutta Italia, per cui voglio dire, sono delle cose che poi rimangono nei bambini. Situazione generale di oggi, 31 dicembre, un debole sistema nuvoloso si approssima alle regioni centro-settentrionali italiane, mentre al sud insistono, specie tra Sicilia e Calabria, gli annuvolamenti associati al debole minimo barico presente sullo Ionio. Tempo previsto su Caserta e provincia per domani, 1 gennaio. Su tutto il territorio prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, temperature previste su Caserta in calo, la massima 11 gradi, la minima 4 gradi, vento nord-orientale, mare poco mosso, previsioni elaborate dall'Ufficio Meteo di Teleprima, rilevamento dati a cura del meteorologo Gianni De Santis. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.meteocaserta.it. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza.